Amici telespettatori e amiche telespettatrici, buonasera! Abbiamo appena passato San Valentino e quale occasione migliore per fare un augurio a tutti gli amanti, soprattutto gli amanti del vino. E pensa la parola amanti. Amanti. Gli amanti, perché come in questo salotto di dolce stile nuovo, stile Liberty, gli assaggi di vini, abbiamo con noi Stefano Lauretti e Michele Casetta, che vi danno il benvenuto a questa nuova puntata. Bella puntata, la puntata di ospiti, la puntata pre angeli, tra angeli e demoni. Angeli e demoni. Allora, cos'è Angeli Demoni? Ve lo vogliamo ricordare, è il nostro appuntamento periodico che facciamo con voi e vi invitiamo a una degustazione particolare. Dove la andiamo a fare questa degustazione, Michele? Andiamo all'Hotel Duomo, al nome Hotel Duomo, un locale forse più bello dal punto di vista del design a Rimini e anche in Romagna. Diciamo molto trendy, molto mi piace questa parola. Vero? E dove noi, se vi non possiamo essere altrimenti. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. È un po' che il nome ci fa la corte ed è un po' che noi facciamo la corte a nomi, proprio per rientrare in questo momento post San Valentino. Due giorni che l'abbiamo passato, ma diciamo che la nostra romanticheria, il nostro romanticismo viene sempre fuori. È passato anche il carnevale. Diciamo che vediamo se quelli rimasti del carnevale verranno quella serata lì. Lo vediamo e lo vedremo. Perché tanti ospiti verranno. Lo vogliamo ricordare ancora, la nostra puntata, Angeli e Demoni. Angeli e Demoni, all'Hotel Duomo, martedì. Dove si trova l'Hotel Duomo? Perché io ci devo venire, non so mica arrivarci, Michele. Se la via è la via Giordano Bruno, numero 24, telefono 0541 242115, dove potete prenotare, sarà la cena con tutte e quattro portate, quattro vini, due champagne e due vini rossi. Ma gli vogliamo proprio svelare tutto quello che è il champagne. E anche il dessert, ma questo qui sarà anche il dessert di questa sera, che è con l'ultimo ospite. Perché stasera avremo proprio con noi, oltre al nostro munifico ospite e soprattutto gradito ospite che c'è anche omaggiato di questa bottiglia di vino di cui parleremo oggi e che non vogliamo svelarvi niente per il momento, avremo un cuoco stellato, rinomato di Torino, anzi di San Mauro di Torino, per poter parlare anche qual è il concetto di cucina che ci vorrà poi proporre martedì sera. Bene, allora questo è quello che assaggi di vini e quello che sarà assaggi di vini al Nomi. Cosa facciamo adesso, Michele? Partiamo subito con un brano musicale? Sì. Dai, poi lo mandiamolo. Allora, linea alla regia. Rieccoci ritornati qui dallo studio 1 di Radio Icaro Rubicone, per l'occasione trasformato in studio di Icaro TV e Rimini News con questa puntata di Assaggi di Vini. Assaggi di Vini che, ricordiamolo, non è solo un'esperienza televisiva, ma è anche un'esperienza che va sul web con assaggidivini.it e anche con il social network su Facebook e su YouTube col canale. Con i nostri amici che continuano sempre ad arrivare copiosi, si vede che sono proprio interessatissimi a quello che ai nostri argomenti. E ricordiamo anche le nostre frequenze radio, quelle di Icaro, Radio Icaro e Radio Icaro Rubicone. 90-92.MHz e chiaramente la web radio sempre su assaggidivini.it. E siamo così ascoltabili e vedibili in tutta la Romagna e anche un po' in tutta Italia, in tutto il mondo con il nostro web video e web radio. Bene, torniamo qua in trasmissione, in onda, per parlare di un grandissimo vino. Già, facciamo qualche premessa, quindi. Siamo in Toscana, andiamo nella zona dove siamo già stati anche, come dicevi anche te, nella zona vicino a Castel Monsanto, eccetera. Siamo per parlare di un Sangiovese, però toscano, DOC, 100%. E parliamo della tenuta Isola Eolena e parliamo del Cepparello Vendemmia 2007. E con noi per parlare di questo vino con questo vino... Paolo De Marchi. Paolo De Marchi. Ciao Paolo, benvenuto a Assaggi di Vini. Buonasera a tutti. Ricordiamo Paolo, un piemontese che va in Toscana, ecco. Insegna a fare Sangiovese ai toscani. Paolo, spiegaci questa filosofia, perché questa è una cosa che vogliamo proprio... È una chicca che vogliamo dare ai nostri telespettatori. Ma io non voglio insegnare niente a nessuno, ho cercato di imparare io qualche cosa, ma imparare non tanto dai toscani quanto dal Sangiovese stesso e dal territorio dove sono. Poi ho cercato di fare la mia strada e poi di spiegarla al mondo. Da quando produci
produci vino, insomma, fai... Guarda, io sono qua a Isola Elena dal 76, appena ho finito l'università mi sono spostato qua ed è stato veramente un progetto di vita che sì, comincia a essere un po' lungo, ma comincia anche a essere come un puzzle che comincia a dare un significato. E il Ceparello dove è che nasce? Il Ceparello nasce dalle nostre vigne. Il Ceparello in realtà è il nome della valle che nasce dalle nostre vigne e scende verso valle. E noi guardiamo proprio in direzione di Monsanto che citavate prima, ma siamo molto più in alto, nella collina. E quali sono le caratteristiche che dà questa collina di particolare a questo vino? Siamo colline alte, quindi molto l'aria fresca, molto luminose, le notti fresche e poi il terreno molto particolare, perché abbiamo una presenza molto abbondante di roccia, della roccia speciale di scisti che chiamiamo galestro, che è veramente dove Sangiovese si trova a suo agio. Vini quindi tipici di Sangiovese con un'acidità viva, i tannini che devono essere maturi ma sono presenti, nel complesso un'eleganza dovuta forse all'altitudine. Paolo, noi nel frattempo stiamo vedendo delle immagini tue e della tua vigna e delle tue cantine. Ed è un posto veramente meraviglioso. Sì, che... spero che una volta veniate a visitarlo nella realtà. Guarda, io a guardarlo così mi faccio invidia, mi faccio voglia, e vedrai che in primavera un salto a trovarti lo vengo a fare. Volentieri. Però... Io sono piemontese, mi sono spostato, ma questo è un posto fantastico. I miei due figli che sono nati qua da piccoli l'hanno sempre detto: non possiamo immaginare un posto più bello dove vivere. Beh, quindi un attaccamento proprio come le vigne, no? Profonde, profonde, c'è queste radici. Posso solo essere d'accordo con i tuoi figli, Paolo. Allora, parliamo di questo vino. È un vino che si presenta, io intanto me lo sto gustando nel bicchiere e me lo sto guardando con occhi avidi. Già si presenta bellissimo nel suo vestito, perché suo vestito. È vestito da festa, è vero? Beh, lui è, diciamo, questo vino, questa bottiglia, come un po' anche le altre, hanno questa tendenza ad avere una sorta di eleganza, un po' richiamando anche un po' al vino francese. Ecco, bravissimo. Questa bottiglia mi dà già l'impressione di andare a voler bere un vino di qualità, e questo vino di qualità lo vedo già nel bicchiere quando lo vado a versare, con una consistenza enorme. Questa consistenza, Paolo, al di là del lavoro di cantina, perché come tu sostieni, io mi sono guardato avidamente il tuo video, come tu sostieni la cantina, hai detto una cosa bellissima: la cantina, il legno accompagna il vino, no? Però in realtà il vino si fa in campagna, vero Michele? Vero Paolo? Certo. Beh, il vino lo sanno tutti, è fatto con l'uva, e il vino deve essere fatto con uva buona. Poi io personalmente penso che il vino buono non è sufficiente che sia buono, cioè tecnicamente a posto, è buono anche quando rispecchia il posto da cui viene, per cui anche un Sangiovese come Ceparello 2007, quindi di un'annata calda, sì, di un'annata matura, di un vino piuttosto intenso, ma mantiene lo stesso quella trasparenza che è tipica del Sangiovese, delle zone interne del Chianti, quindi la sua finezza, eleganza, la vivacità dell'acidità, come dicevo, sì. Penso che è bella l'unione di terreno, clima e vitigno, e la persona che lo fa. Tu però nel Ceparello hai il tuo progetto originale, insomma, sul Ceparello hai sempre creduto, anche proprio a parte i primi, insomma, che te lo giustificano, però è sempre stato uno dei tuoi obiettivi principali su cui hai tenuto di più nel tempo. Certo, almeno. Certo. Questo perché? Qual è la tua affezione che hai verso il Sangiovese? Ma perché il Sangiovese è il vitigno del Chianti, il vitigno è la parte essenziale di un vino di un territorio, perché il vitigno rappresenta generazioni di lavoro, rappresenta il lascito delle generazioni precedenti, e noi dobbiamo lavorare, migliorarlo per dare un qualcosa alle generazioni future. Non basta prendere a prestito vitigni di altri. È stato fatto in Chianti, è stato fatto in Toscana, ci sono vini famosi che sono buonissimi,
ma nel lungo periodo dobbiamo pensare di ricevere e di dare, e questo è il nostro lavoro nella vigna, credo. Il ceparello non è nato all'inizio, io non pensavo di imbottigliare un Sangiovese puro, il Chianti è sempre stato il risultato di un assemblaggio di vitigni, sì. Però avevo bisogno di capire il vitigno principale, quindi ho cominciato a vinificare il Sangiovese in purezza per capirlo, finché a un certo punto ho deciso di imbottigliarlo, perché era il modo migliore per vedere la successione dei risultati del lavoro che stavo facendo. Io sono felice di questa scelta perché ce l'ho nel bicchiere il risultato, sinceramente, in questo momento. Mi fa piacere, Paolo, è un po' strano per me assaggiare il mio vino per telefono, perché la bellezza del vino è quando sei seduto a tavola con gli amici e quando te lo godi. Infatti questo qui è un vino che fai è un vino che fa compagnia da solo, sì, senza dubbio. Io mi ricordo aver avuto la fortuna di bere anche un'annata abbastanza sul 95, insomma, e sembrava a suo tempo un vino estremamente giovane, quindi da lì ho capito, insomma, che questo qui era un vino da poter anche essere presente nel nostro sì, anche nell'assaggio di vini, ma anche nelle nostre cantine, come esatto. Già c'è da qualche anno, perché sai, noi siamo amanti di questo vino. Sì. Paolo è un vino che può invecchiare molto bene, sì, soprattutto nelle grandi annate, quindi è davvero il 95 è ancora non giovane, ma nella giovinezza. Comunque io stavo ancora guardando questo vino e ti mette già allegria nel bicchiere, ha degli archetti stupendi, scendono lenti, quindi mi fanno pensare, io è una cosa che già so perché l'ho già degustato, ma fanno gustare una morbidezza veramente sostenuta, bello, brillante, ma quello che mi colpisce di più è il naso, un naso spettacolare. Io non vorrei troppo sembrare troppo quasi ruffiano in questo vino, ma dico la verità. Parlavamo appunto di profumo da manuale, no? Cioè, si dice proprio la mamma, cioè la viola e comunque tutti i frutti che poi ricordano il vero Sangiovese. Però è anche la ricerca in questo vino, perché ci sono tanti di quei riconoscimenti, un bouquet ampio in questa maniera. Io in un Sangiovese non me lo ricordo, ti dico la verità. È molto complesso, che va dal floreale, dalla mammola, ma la ciliegia matura, in particolare 2007, è anche sempre un pochino di speziato. Poi assolutamente. A me, forse perché vivo qua, ma sembra sempre di sentire un pochino del balsamico dei nostri boschi, dei nostri cipressi. Sì, guarda, te lo stavo dicendo, il balsamico e anche una nota di incenso, guarda, per andare a completare, sì, a completare quella cosa. Quindi un po' di affumicato, ma un affumicato esotico che mi piace tantissimo, al di là delle spezie che vengono fuori e che sono date dal legno, però queste sono delle complessità proprio secondarie. Cioè quel piccolo affumicatura leggera. Sì, no? Perfetto, mi piace. Con quella nota anche di polvere nobile che mi lascia veramente soddisfatto il naso. Grazie. No, veramente. Facciamo un piccolo break per ritrovare Paolo con noi. Paolo, certo. Non ti vogliamo mandare via subito, ma vogliamo proprio avere un assaggio musicale per poter andare all'assaggio. E qui siamo ritornati con le note di Peter Gabriel, perché ci sta Peter Gabriel con questo vino, al di là che tu sai benissimo che io sono amante di Peter Gabriel, di questo vino. E tu no, però ci stava, la regia ha voluto omaggiare me invece di omaggiare te, che di solito scegli i brani musicali e li porto anche. E li porti anche, va bene. Allora, stavo parlando di questo vino con Paolo De Marchi. Paolo, eravamo arrivati alla degustazione di questo vino, proprio alla bocca di questo vino. E diciamo poi che commenti che poi portavamo avanti col discorso, perché veramente, come dicevamo, un bicchiere che cambia le sue sfumature nei profumi e da un 5 minuti all'altro, cioè avere un'evoluzione così in un bicchiere e quindi repentina è veramente, ti fa venire voglia di stare davanti al bicchiere. Svela un'attesa anche che sul vino, su come può cambiare e anche su come poi poter anche essere un oggetto di scambio, anche di dialogo, di chiacchiera con una persona con cui hai aperto questa bottiglia. Ma noi stiamo parlando troppo, io lo devo sentire. No, quindi è bello vedere il vino che piano piano si apre nel bicchiere, no? È un po' come quando si sta a chiacchierare con le persone, si aprono piano piano, no? Eh sì, infatti penso che comunque sia il desiderio anche di chi fa il vino,
che sia questo uno degli scopi. Prima Paolo, io intanto l'ho degustato, prima Paolo tu dicevi che il vino rispecchia il carattere della zona, della collina, di dove viene coltivato, ma rispecchia anche il carattere di chi lo coltiva. Ma io, beh, mi piace pensare di sì, mi piace questo pensare il vino sempre come risultato di chi, anche di chi lo fa. Certamente la firma è del terreno e del vitigno, ma anche chi lo fa, perché è il mio palato che decide quando travasarlo, quando imbottigliarlo, quindi ognuno decide le cose del fare il vino secondo il proprio gusto, no? E poi noi parliamo sempre del carattere del vino, no? E il carattere del vino, io sostengo, poi magari a torto, che il carattere del vino rispecchia sempre il carattere di chi lo fa il vino, di chi lo concepisce, più di chi lo fa addirittura, no? E ti rispecchi nel carattere di questo vino, Paolo? Di anno in anno? Di anno in anno, sì. Diciamo che il Sangiovese è un vitigno anche un pochino pazzerello, quindi può darsi di sì. Da un anno all'altro cambia un pochino, perché è estremamente reattivo al clima oltre che al terreno, ma il terreno dove coltivo le mie uve è sempre lo stesso, mentre invece il clima cambia sempre, per cui è anche bello da interpretare, cioè è un impegno continuo, quindi un pochino sì, direi proprio di sì. Tenendo conto della giovinezza di questo vino, Michele, noi ci stiamo mettendo un granino in bocca, cioè, sì, cioè, esatto. Cioè, perlomeno lo capisci anche chi non lo prova, no. Non l'ha mai provato. Allora, abbiamo un bambino nel bicchiere, abbiamo un bambino nel bicchiere che ha voglia di stare in cantina a maturare, a diventare grande, grande con pazienza. E comunque no? Sono anche a fortuna di berlo anche più con età maggiore. Assolutamente sì, ma noi abbiamo la fortuna di averlo aperto adesso, sì. Perché ce l'abbiamo qua. Piuttosto che niente. E parliamo di questo vino in questo momento. Questo è un vino con delle spigolosità che ancora ci sono e sono ben evidenti proprio per la giovinezza, come dicevamo. Quindi un tannino che è bello arrotondato, perché il tannino è stupendo, devo dire la verità, ti devo fare i complimenti anche a chi lavora. Il tannino è maturo, non è verde, sì, è vero. Tratta quel giusto senza essere né amaro né troppo aggressivo. Assolutamente, è un tannino setoso, se lo vogliamo dire, quindi veramente gentile. Ha una sua ampiezza anche come il vino, che però tende sempre ad aprirsi sempre di più. Sì, è vero, in bocca ti riempie la bocca con i suoi aromi apposta di bocca, e ti lascia quel sapore che scende ma ti rimane una persistenza enorme ed in maniera elegante, in maniera molto elegante e molto fine. Lo considero veramente un complimento, sì. Perché la persistenza del vino deriva dalla vigna buona, insomma. È difficile, uno può lavorare in cantina ma non si dà persistenza gustativa se non c'è, quindi. E poi questa dolcezza a metà palato in un vino che ha carattere con i suoi tannini, ma si sente la maturità delle uve a metà palato. Poi stiamo parlando di un'annata anche calda, di uve più mature. Assolutamente, sono d'accordo con te. Tu hai parlato di un vino ampio, e questo è assolutamente un vino ampio, armonico. Oggi vado un po' sui tecnicismi, normalmente non lo faccio, ma questo è un vino che lo merita. È armonico e assolutamente equilibrato nella sua giovinezza, cioè, diciamo sicuramente sarà ancora molto migliore. È un vino che svolge 14 gradi e mezzo, però non li sente neanche l'alcol, non viene percepito. L'equilibrio è sensazionale, quindi non si discute su questo. È un vino pronto, maturo, è un vino da bere, come dicevamo prima, fra un po' di tempo, ma a bere adesso ti dà delle bellissime soddisfazioni. Ma poi nel bicchiere evolve e si riesce a bere anche se è un po' giovane. Ma l'evoluzione del bicchiere può dare già anche un'idea di quanto potrà evolvere molto più lentamente nella bottiglia, stando lì più anni, quindi è sempre interessante lasciare il bicchiere all'aria per qualche tempo, perché si capisce un pochino l'evoluzione del vino poi. Tu Paolo non sei un toscano, ma sei un toscano d'adozione, no? Quindi ti puoi anche sbilanciare. In Toscana, con che cosa lo vuoi abbinare questo vino? Non mi dare la solita risposta scontata, fiorentina. Ti voglio più particolare. Qual è il particolare tuo vino? Ma del particolare, certo, no, sarebbe proprio banale dire la bistecca fiorentina, però certamente delle carni importanti.
Beh, diciamo che noi siamo... Vogliamo consigliare questo vino da bere anche più spesso? Non si mangia sempre spesso la carne, vero? Ah no, io mi piace pensare, uno dei problemi grossi che abbiamo sono i cinghiali e i caprioli, perché è bello vivere vicino alla natura, ma ogni tanto ne nascono dei problemi, quindi... Ho capito, ne troviamo in giro. Ecco, ogni tanto abbinare il vino alla carne prodotta con lo stesso vino non è poi del tutto... Paolo, vogliamo ricordare dove si trova Giolalena per poterlo raggiungere eventualmente, venirti a salutare? Certamente, noi siamo esattamente a metà tra Firenze e Siena, cioè a sud di Firenze 40 km, la superstrada per Siena, l'uscita San Donato in Poggio e poi in direzione di Castellina in Chianti, e c'è l'indicazione Olena sulla destra. Dall'uscita della superstrada sono circa 6 km. Ultima domanda, così che noi siamo come radio di servizio, televisione di servizio, una bottiglia di questo genere quanto può costare? Considerando il fatto che siamo davanti al Super Tuscan. Ha un super crew qui, insomma. Sì. Che è un ma crew. In enoteca intorno ai 55 euro, 58. Quindi stiamo parlando di un super vino che ha un prezzo importante, ma assolutamente... il famoso regalo che ci vuole e bisogna bere. Quindi chi uno, qualcuno che vuole bene bere veramente bene, e si deve andare a orientare su questo vino. Se pare non si sbaglia. È un prezzo importante, ma è ancora un prezzo accessibile. Sì, assolutamente sì. Soprattutto rapportato alla qualità di questo vino, insomma. Quindi invitiamo tutti a volerlo provare. Paolo, noi ti ringraziamo per aver partecipato ad Assaggi di Vini. Ma magari a voi, ci risentiremo ancora, se riusciamo a passare ti rimaniamo a trovare a Vinitaly, assolutamente. Ritornando da una grandissima degustazione, rientriamo qua in onda dallo studio 1 di Radio Icaro Rubicone, in occasione, come abbiamo detto prima, diventato studio televisivo per Radio Icaro TV, per parlare con un amico, un cuoco che ci verrà a trovare ad Assaggi Divini tra Angeli e Demoni. Parliamo di Enrico Zanirato per parlare che cosa ci vorrà. Qual è questo concetto di cucina che vorrà svelarci martedì prossimo? Che cosa ci proporrai, Enrico? Enrico? Abbiamo perso la telefonata. Vabbè, adesso la nostra regia andrà a recuperare il nostro ospite. E ritagliamo, entra da... Sì, fai, aspetta, cosa faranno loro, aspetta. Non c'è bisogno che glielo dici. Metti il jingle. Fagli farlo. No, vai, fai come ti pare, dai. Io non lo sento, pronto? Io non lo sento. Pronto? Pronto, okay, ecco. Ci sentiamo, ok, perfetto. Scusaci, ritorniamo a registrare. Mi sentite adesso? Sì, 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 ci sentiamo. Ah, perfetto, tutto bene? Rientriamo, aspetta che rientriamo. D'accordo, così. Sì. Eccoci ritornati dallo studio 1 di Radio Icaro Rubicone, in occasione studio televisivo per Icaro TV. Perché è su Icaro TV che ci verrà a riprendere la trasmissione che faremo all'Hotel Duomo per Assaggi di Vini tra Angeli e Demoni, con il cuoco che verrà a trovarci per raccontare un concetto diverso di cucina, dove noi parlavamo stasera di un gran vino e parleremo con un gran cuoco. Allora un gran adesso. Cuoco che farà dei piatti che accompagnano i grandi vini. Enrico Zanirato. Allora, ciao, Enrico, ciao. Tutto bene, ragazzi? Tutto bene, ciao. Che piacere sentirvi. Enrico, anche per noi è un piacere averti qua ospite di Assaggi di Vini. Enrico, grande. Che cosa ci proporrai in questa serata? Allora, questa serata io pensavo di fare una bella entrata per aprire in allegria la cena, diciamo l'evento, e farò un gelato salato. Un gelato preparato con un olio moraiolo, un olio umbro. Perché quest'estate io ho fatto una bellissima vacanza in Umbria, in provincia di Perugia, nella zona di Trevi. Ho conosciuto delle persone meravigliose, ho assaggiato dei prodotti straordinari, e con questo olio moraiolo preparerò un gelato all'olio extravergine, che verrà poi accompagnato da un crumble di grissini salati e delle olive moraiolo con cui vengono preparato lo stesso olio, che conserviamo in un sciroppo di acqua e zucchero per esaltare, diciamo, il gusto dell'olio
che è all'interno della mantecatura del gelato. Diciamo che già fa venire voglia di esserci. Io voglio già essere lì. Io ho una salivazione accentuata. Tu lo sai quando io sento queste cose cosa mi succede, quindi mi devo contenere. Non vedo l'ora che sia martedì prossimo. Parliamo un attimo di Enrico, un cuoco che ha girato un po' tutto il mondo con le sue esperienze, e per cercare di fare un percorso di conoscenze e anche di miglioramento, però in una piccola, un piccolo non ristorante, però è una vineria con il cibo e accompagnamento. Esatto. Perché ti aiuta? Perché non glielo facciamo dire lui che cosa fa? Raccontaci Enrico di te, cosa fai? D'accordo, allora... Il mio ristorante, come dite bene, nasce come vineria perché ho avuto la fortuna di ereditare una vineria friulana. Il nome Tajut per l'appunto significa bicchiere di vino rosso. In Friuli normalmente quando si va in osteria si domanda un Tajut, si riceve un bicchiere di vino rosso. Io ho avuto la fortuna di incontrare delle persone che mi hanno lasciato in eredità questa bellissima vineria che attualmente sta avendo un'evoluzione abbastanza importante e si sta trasformando in ristorante. La mia cucina, diciamo, è una cucina stagionale molto divertente. Noi siamo tutti giovani, forse io sono il più vecchio nonostante sia abbastanza giovane nello staff, per cui cerchiamo di proporre una cucina molto allegra, molto colorata e un pochino fuori dai canoni, senza esagerare, senza eccessi, ma una cucina molto simpatica è molto accattivante, che però parte comunque da dei trascorsi, delle tue esperienze che un po' ripescate in giro per il mondo, ma anche dall'infanzia, un po' dai gusti un po' del passato. Certo, io diciamo che forse ho avuto la vocazione della cucina sin da bambino, anche perché avevo dei genitori straordinari che mi coinvolgevano sempre nelle preparazioni della marmellata, della passata, dei vari formaggi. Mio papà era anche un produttore di vino, quindi anche guardando la nonna, avendo io origini mezze venete, mezze emiliane, ma vivendo in Piemonte sono stato un po' influenzato da tutte le cucine, per cui la passione è proprio innata in me sin dalla nascita. Dopodiché ho avuto la fortuna di incontrare dei grandi maestri nel mio cammino, da Walter Reinhardt, da Giovanni Grasso, soprattutto Paolo Lopriore, avere anche delle esperienze all'estero in India, Singapore, e attualmente avendo un buon bagaglio di esperienza cerco di trasmetterlo poi alle tavole del mio ristorante con un po' di personalizzazione. Enrico, noi stasera stiamo bevendo e abbiamo la fortuna di avere nel bicchiere un Cepparello 2007. Oh, fantastico, che grande vino. E allora, ricordiamo, lui è anche molto esperto di vini. Lo sappiamo, perché se andate a vedere la carta dei vini di Tajut ci si perde. Pagine di favole. Ci si perde. È un esperto bevitore, comunque sì, mi piacciono molti vini, penso che siano fondamentali per... Allora, noi andiamo controcorrente e anzi sappiamo che tu sei della nostra filosofia. E quindi noi non cerchiamo il vino ad abbinare al piatto, ma dimmi con che piatto abbineresti questo vino. Ah, addirittura il contrario, una cosa che mi piace molto, perché io quando vado alle degustazioni con i miei amici sommelier e notecari mi chiedono sempre dopo la degustazione che piatto abbineresti a questo vino, quindi facciamo un po' una cosa inversa. Passano la palla in maniera facile, insomma, così si liberano di un bel peso, dai. Ma secondo me potrebbe andare bene una guancia di vitello di manzo brasata. Guarda, servita con una glassa dello stesso vino e magari accompagnata con una misticanza di insalata in cui magari troviamo la marasca, troviamo magari il lampone e troviamo anche un pochino di schiuma di aria di vaniglia, che sono un pochino i sentori che ritroviamo anche nel bicchiere di questo fantastico vino. Può essere una buona idea. Avete capito perché Enrico è un cuoco con i controfiocchi? Cioè, con i controfiocchi. Ti ringrazio per almeno sei rimasto, sei contenuto. No, scusatemi. Scusatemi, io adesso ero lì che dicevo. Adesso l'ho detto, questo mi schiaffa una fiorentina, ho detto ok, metto giù la cuffia e vado via. No, invece, ma avete sentito cosa mi ha messo? Aspetta, me lo ripeti per favore, una guancia di... Sì, questa è una guancia di vitello o di manzo, diciamo che il vitello rimane ancora leggermente più morbido, che viene cotta brasata e poi leggermente aromatizzata con qualche bacca di ginepro. Mm-hmm. Poi l'accompagniamo con una glassa preparata con lo stesso vino che va a ricoprire questa guancia brasata, e poi a parte io servo una misticanza di insalata di insalate aromatiche, alle quali aggiungo un po' di marasche, magari sottospirito, che ricordano proprio le sensazioni di questo vino, un pochino di lampone e una schiuma di vaniglia che ricorda magari anche un pochino la botte. L'ideale sarebbe magari anche avere un pochino di aceto di vino rosso
magari naturale, quindi preparato con la madre, che ricorda anche un pochino le botti grandi dopo i numerosi passaggi che ottengono questi vini per diventare fantastici. Beh, diciamo che avete capito perché bisogna abbinare il piatto al vino, cioè, questo è il caso mi ha equiparato tutte le sensazioni del vino, o almeno una buona parte, e me ne ha messa nel piatto. Bellissimo, questa è una cosa che... Bisogna divertirsi, è un lavoro duro, io devo divertirmi, altrimenti accuso di più la fatica, così invece lavoro sempre con tanta sobrietà e felicità. Beh, e spero di trasmettere anche il mio buon umore a chi viene a trovarmi al ristorante d'aiuto. Dopo, è anche vero che poi Enrico è stato a Identità Golose pochi giorni fa, dove lì che cosa hai potuto trovare in particolare che magari potrebbe essere bello provare? Com'è la tua esperienza? Ma io devo essere sincero, ho avuto la fortuna di passare tutta la giornata nell'auditorium con i grandi chef che facevano le conferenze, le lezioni di un'ora, e saltavo da una sala all'altra per cercare di cogliere un pochino le novità, le nuove sensazioni, le nuove ricette, e diciamo anche i nuovi stati d'animo dei vari chef che ho potuto incontrare. Sicuramente ho notato una grande passione per la materia prima, per la tradizionalità, un grande rispetto per chi ci dà la possibilità di creare dei grandi piatti, e a proposito mi rivolgo ai vari allevatori, ai vari produttori che abbiamo, che ci consentono di fare dei grandi lavori, e diciamo che l'argomento, diciamo, il tematico di questo evento è stato proprio la volontà, il desiderio di mantenere alte e vive le tradizioni della cucina italiana, che devono continuare a fare il giro per il mondo, perché è una delle cucine migliori che abbiamo. Enrico, io questo discorso tu lo continuerai martedì prossimo con tutti gli ospiti e anche con noi nei nostri microfoni. Volentieri, esatto, non vedo l'ora. Ti dobbiamo salutare perché siamo in chiusura di puntata e siamo ai ringraziamenti, quindi per primo ringraziamo te e poi ringraziamo Paolo De Marchi di Esole Olena. Enrico, e ci ritroviamo tutti martedì prossimo 19 alle ore 21 all'Hotel Duomo. Al Nomi dell'Hotel Duomo, venite puntuali perché noi saremo lì ad aspettarvi con le nostre telecamere. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ci vediamo sabato prossimo, ciao a tutti. Puntuale alle 18:30. Ciao. Ciao. Buona serata. Ciao.